Come sono andate le ferie, amici miei? Bene? Spero di sì. Considerando quando sto registrando questo video e soprattutto quando voi lo starete vedendo, io sono in ferie invece. Quindi, ricominciamo subito con un video leggero ma molto importante. Bentornati a tutti nella mia galassia, io sono Shark e come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad iscrivervi al Discord e al gruppo Facebook di New World Italia e ricordarvi che se cercate persone con cui giocare, o cercate delle gilde con cui giocare, le trovate proprio lì su New World Italia. Oggi parliamo di pietre preziose. Giurin giurella che ce la faccio delle pietre preziose. Devo dirlo lentamente perché se lo dico velocemente non ce la posso fare. Scusate. Tagliamo, tagliamo. Le pietre preziose possono essere applicate sia all'armatura che alle armi, ognuna con un effetto unico. Le pietre sono realizzate dalla professione tagliapietre o vengono trovate dall'estrazione delle pietre stesse. Tra l'altro, continuare a dire pietra è veramente orribile. Comunque, quando voi andate a minare, potete trovare i minerali oppure pescandole. Cioè, per assurdo, pescando si trovano i cofanetti con le pietre dentro. Perché non si sa, gli sviluppatori hanno voluto così. Probabilmente si sono fumati qualcosa. Comunque è una cosa molto semplice, ma non tutti conoscono gli effetti, ma soprattutto non conoscono tutti i modificatori, che vi lascio ovviamente nella descrizione del video, che danno queste determinate pietre. Vi ricordo inoltre che hanno effetti diversi in base a dove le piazzate, se sull'armor o sulle armi. Quindi andiamola a vedere tutte assieme. Partiamo quindi con le 14 gemme che noi potremmo andare ad inserire nell'armor. Ricordatevi nell'armor perché le armi cambieranno. Queste 14 gemme sono in pratica, a parte una, semplicemente una, migliorare l'assorbimento di determinati danni. Tutte queste gemme avranno un assorbimento che va dal 2 al 3,8 di percentuale, ovviamente in base al tier della gemma. Vi ricordo che i tier sono dal 2, 3, 4 e 5, quindi avremo 4 tier in base alle gemme. E questi tier vengono definiti anche nella purezza delle gemme, quindi se sono pure e perfette varrà molto di più e sarà un tier 5. Più si va nel rudo, più faranno schifo le loro percentuali. E invece 4 di queste, quindi sono la Diamond, l'Opal, l'Onyx e la Malachite, hanno invece una percentuale diversa perché sono più generiche e vanno dallo 0,75 all'1,5 se non ricordo male. Ma comunque tutti i dati sono qui sotto nel video, li potete vedere. L'unica differenza che c'è tra tutte queste bellissime gemme è la Carnelian, quindi che vi dà ovviamente meno aggro quando voi andate ad inserirla nell'armor. È una, probabilmente è la gemma più utile per chi fa chiaramente i dungeon, perché e soprattutto chi ha un tank in party, questo perché il tank invece dovrà fare aggro e voi non lo dovrete ovviamente avere. Non sono complicate, potrete veramente sbizzarrirvi. È chiaro che alla partenza del gioco tutte quante non saranno utili nella stessa maniera, questo perché soprattutto nel PvP non ci sono armi, quindi i player non avranno armi che faranno determinati effetti, come possono essere esempio il Void, come può essere esempio il Lightning, che verranno plausibilmente, visto che c'è stato leakato tutte le armi, messi successivamente. Ma comunque sia, avere qualcuno che vi può fornire delle gemme, potete comunque andare a costruirvi delle armor, più armor chiaramente, che possono che potete crearvi per fare determinate cose specifiche. Quindi non buttatevi subito su una determinata gemma, pensate sempre a quello che volete fare, ma soprattutto a come vi escono i pezzi delle armature durante il crafting o chi vi crafta o se li trovate nel market. Parlando di armi, invece, le gemme cambiano completamente. Come possiamo per esempio vedere subito e ci salta subito all'occhio la Carnelian, che prima, inserendola in un'armatura, vi darà meno aggro per quanto riguarda il mostro, invece in questo caso ci aumenterà l'aggro per quanto riguarda i mostri. Quindi in entrambi i casi qua la situazione cambia. Cambia anche per quanto riguarda i danni, che ovviamente dati nelle armi
andranno a inficiare prima di tutto la loro percentuale verrà presa da una parte della vostra intelligenza o focus se andate ad inserire determinate gemme, ma soprattutto cambiano veramente tantissimo anche le percentuali in base alla gemma che voi andate ad inserire. Percentuali che possono andare dal 6 all'8 se non ho visto male, se non ricordo male, ma anche 1, 2, 3, 4. Quindi veramente c'è una miriade di scelta in questo caso. È chiaro che noi con due armi addosso e plausibilmente qualcun'altra all'interno della nostra bellissima sacca, potremo comunque gestirci vari tipi di mob, vari tipi di situazioni, in base chiaramente all'arma e alla gemma che noi gli andiamo ad inserire all'interno. È chiaro che per quanto riguarda un possibile tank o un possibile DPS che di intelligenza e focus non hanno niente, 6 di queste 14 armi, di queste 14 gemme sono praticamente inutili. Questo perché vi ricordo sempre che tutto quello che riguarda le loro percentuali vengono definite in base alla vostra stat di focus o intelligenza. Quindi amber, ametista, acquamarina, rubino, Sapphire e Topaz sono chiaramente più dediti ad armi che utilizzano i maghi o comunque chi utilizza intelligenza e focus, in questo caso soltanto per l'Amber, e vengono proprio utilizzate da loro specificatamente. È inutile che voi dite in giro ah io ho tutto in forza, quando metto l'ametista faccio danni void. La vostra intelligenza fa cagare e la percentuale che voi andate a prendere dal vostro danno di intelligenza è zero e di conseguenza il danno che viene scalato è praticamente zero ed è totalmente inutile. Quindi inutile pensare di poter fare una determinata cosa, questo ve lo ricordo sempre, è un gioco dato dalle percentuali come tutti gli MMO e basta veramente una stupidata per essere inferiore di poco a un altro e morire come dei cani, soprattutto nel PvP. Detto questo, vi lascio comunque qua sotto la stessa identica cosa per quanto riguarda le armi, tutte le percentuali, quanto vengono scalate, ma soprattutto quanto sono le percentuali che vi danno in più queste determinate gemme, che vi ricordo anche queste avere il tier dal 2 al 5 e di conseguenza potete già iniziare a farvi un'idea delle gemme che vi serviranno per andarvene in giro per il mondo di New World. Per quanto riguarda le gemme chiaramente è tutto, io spero di esservi stato utile. Ricordo il primo videino, ne arriveranno molti altri, quindi ci vediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti e vi ricordo, se volete, le percentuali sono proprio qui sotto nel video. Ciao a tutti!